Paragonite. Come evitare la trappola del confronto ed essere felicemente diversi? Siamo continuamente bombardati da stimoli che ci invitano a paragonare e paragonarci. E questi modelli di riferimento vengono confezionati come qualcosa di raggiungibile a patto che ci mettiamo sullo stesso piano del modello che di volta in volta viene proposto, di ricchezza, di fascino, di leadership. La paragonite può contenere in sé le istruzioni per renderti sicuramente infelice se tu utilizzi come una scusa per tirarti indietro da quelle che sono invece le tue potenzialità e le tue responsabilità nella tua vita. Osservare gli altri e provare una certa invidia, anche benevola, per i risultati che raggiungono, per le loro capacità di attirarsi la cosiddetta fortuna, per il loro carisma, per la loro leadership, può essere un'attività decisamente deprimente che ti porta a rinunciare ai tuoi progetti, in quanto ti fa sentire molto distante da quel modello con il quale ti stai confrontando. Mentre se osservi le qualità di quel modello, che possono essere già in te, può essere una spinta invece per migliorarti, sfidarti e raggiungere l'obiettivo che desideri. Una volta ho pensato che quando ammiriamo o invidiamo qualcuno, abbiamo la possibilità di riconoscere il buio o la luce che c'è in noi. E allora, che cosa ammiri in lei o in lui? Che cosa detesti in lui o in lei? E se invece che correre per fare di più e di meglio degli altri, non guardassimo le cose da un altro punto di vista, da un'altra prospettiva, che potrebbe essere quella di accettare di essere diversi dagli altri, di essere fuori dal conformismo, di andare anche controcorrente e di rispettare la nostra originalità? Ancora una volta l'appello qui è alla gratitudine, la gratitudine per chi siamo, per quello che abbiamo, per quello che siamo in grado di fare, che già stiamo facendo, e quindi smettere di paragonarci per iniziare ad apprezzarci. Cosa puoi fare per guarire dalla paragonite cronica? Stai con persone che ti sostengano e creati un ambiente confortevole e stimolante che ti aiuti a crescere e migliorare. Prenditi cura di te e sii responsabile della tua vita. Solo tu puoi sapere che cosa è bene per te. E ancora, guarda alle tue qualità positive perché migliorerà e rafforzerà la tua autostima. Sfidati ogni giorno con piccole azioni che ti portino ad essere più competente e più abile negli ambiti che desideri, ad esempio nel lavoro oppure nello sport, nelle relazioni. Corri anche dei rischi. Considerare di affrontare qualche rischio può andare a sbloccare quelle che sono le tue paure e portare alla luce quelle che sono invece le tue migliori qualità e le tue capacità per superare i momenti anche più critici e più difficili. E ancora, guardati indietro, ma solo per vedere quanta strada hai fatto. Ti darà una misura delle tue capacità e quindi migliorerà anche l'opinione che tu hai di te. E questo ti farà sentire decisamente meglio. Premiati infine per ogni successo conseguito. Quali di questi suggerimenti metterai in pratica da subito? Fammelo sapere con un commento qui sotto il video oppure scrivimi se preferisci. Io ti mando un grande abbraccio e mi raccomando, smetti di paragonarti se non soltanto a te stesso.